A Maria De Filippi non sfugge nulla a uomini e donne. Questo ormai si sa. A infastidire la padrona di casa è questa volta Alessandro S.P., il cui comportamento lascia un po' a desiderare. La puntata inizia con Gemma Galgani al centro studio e si torna indietro nel tempo. La dama torinese con un abito caratterizzato da un evidente spacco sulle gambe è ormai risorta nel programma di Maria De Filippi. Questa volta la protagonista del Trono Over mette fine alla sua conoscenza con Agostino, generando critiche e accuse da parte di Tina Cipollari. Inoltre, fa sapere che al momento è concentrata su un'altra conoscenza, quella con Alessandro. Quest'ultimo sta conoscendo anche con altre tre dame. Maria manda inizialmente in onda l'aperitivo che Gemma ha condiviso con Alessandro. Va precisato che la puntata di oggi rappresenta la prima parte della registrazione effettuata prima di Natale. La Galgani è apparsa entusiasta di conoscere questo nuovo e giovane cavaliere, nel corso della loro uscita. Ma secondo Tina non avrebbe speranze, in quanto al suo fianco ci sono donne più giovani di lei. Maria ha poi aggiunto: hanno parlato dell'eventualità di una relazione più intima. Lui ha spiegato a lei le sue fantasie. A questo punto, Gianni si scaglia contro Gemma UED. Non ti arrabbiare quando Tina dice che sei interessata solo a quello. Ti sei lanciata fisicamente, non solo. De Filippi aggiunge che ci sono dei dettagli delle loro conversazioni che non può rivelare perché troppo spinti, per farvi capire a che livello di discorsi sono arrivati. Maria ci mette ancora del suo quando Gianni chiede i dettagli di questi piccanti discorsi. Non c'è un di che si tratta. Perché parliamo di questo? Insomma, Gemma fa ginnastica. Si tiene in forma. Oggettivamente ha un bel fisico. Detto ciò, si passa avanti facendo entrare un regalo di Alessandro per Gemma. Una collana con un corno portafortuna rosso, lo stesso che ha regalato a Paola. Thank you.